Lorenzo Spina e Daniele Buccio di Boiano e di Roma oggi per ricordare un amico, un musicista, Franco Di Rienzo, in questa bellissima cattedrale con la vostra musica. Sì, abbiamo voluto rendere un omaggio a Franco Di Rienzo. Franco è stato il mio insegnante, era un grande didatta, era un grande musicista. Abbiamo voluto suonare per lui dei brani che in qualche modo ricordassero la sua figura e che rendessero anche diciamo, un omaggio a lui. Abbiamo suonato un'elegia di Busoni, che è un brano molto lento, molto meditativo per clarinetto e pianoforte, e poi abbiamo suonato dei brani del compositore francese Cochelaine, che è un compositore che ha scritto molta musica per flauto, e Franco era un flautista. C'era un brano in prima esecuzione assoluta che era un brano per pianoforte solo. Poi abbiamo suonato le due sonate di Cochelaine, la prima e la seconda, e abbiamo eseguito in prima esecuzione assoluta un brano di Daniele Buccio per clarinetto e pianoforte, che è Leggenda di San Bartolomeo, sulla quale magari Daniele vuole dire qualcosa. Appunto, tanta emozione in questa chiesa. Daniele non conosceva personalmente Franco, ma ha voluto suonare per lui insieme a Lorenzo. Sì, ho accolto l'invito di Lorenzo a partecipare a questa serata e anche i suoi racconti, e abbiamo condiviso questo ricordo, diciamo, per me in diretto, e anche per me la prima volta nella città di Boiano. È stata una bellissima occasione di conoscere questo luogo, e questo è stato un po' il motivo poi della composizione di questo breve brano dedicato, ispirato alla vita di San Bartolomeo, che era presente nella nostra mente come una protezione quasi di tutto il programma. Tanta emozione, ma soprattutto una serata significativa per ricordare il musicista di Rienzo e l'amico. Sì, con Franco ho cominciato a studiare la musica più di 20 anni fa. Andavo a casa sua in via San Sisto a Colle d'Anchise, e con lui e con suo papà ho cominciato il percorso di musicista, e adesso faccio l'insegnante a Verona, e l'insegnante che era anche il mestiere di Franco, l'insegnante di scuola media. Questa è una cosa importantissima, perché quando su un territorio ci sono dei grandi didatti, dei grandi insegnanti, creano proprio il futuro, come sto facendo magari io in questo momento, insegnando ai bambini il clarinetto, ai ragazzi il clarinetto. Lui ha fatto così con me più di 20 anni fa, e quindi sono onorato di aver potuto suonare in memoria del mio primo maestro. Il 10 gennaio è il clou, l'evento finale del lungo Natale in solidarietà voluto dal Comune di Boiano. Sì, ci sono ancora altre date. Comunque c'è il 2, ci sono due manifestazioni, il 2, una qui, un'asta di beneficenza qui a Palazzo Colagrossi, e poi la sera una tombolata particolare. Vincerà dei buoni che poi saranno portati presso la Caritas o la Croce Rossa. Le persone, quindi la comunità, raccoglie questi alimenti e li porterà direttamente alle famiglie boianesi che conoscono e che sono in difficoltà. Quindi è una cosa un po' particolare. Poi il 3 speriamo che si possa fare il presepe sul fiume, abbiamo qualche difficoltà. Poi la sera ci sarà un concerto sempre a Monteverde, un concerto del coro di Castelpedroso. Poi ci sarà il 6, uno spettacolo di varietà, e poi il 10 chiudiamo. Appunto, Caritas, Croce Rossa, tutte le associazioni, ricordiamolo, questa è la seconda edizione del Natale in solidarietà, tutto fatto per i più bisognosi, purtroppo in questo periodo ce ne sono tanti. Sono tanti, io devo veramente ringraziare di cuore tutti. Sì, ok, io ho avuto l'idea l'anno scorso, l'ho ripetuta quest'anno, ho messo dei fondi, perché chiaramente ci sono delle spese, se spese chiaramente non per gli artisti, perché qui non ha preso nessuno niente, anzi si sono messi a disposizione. Ripeto, le associazioni, devo ringraziare l'osservatorio, perché è veramente importante. Io mi auguro che abbia continuità, perché mettere insieme una volta al mese tutte le scuole,
tutte le parrocchie, tutte le associazioni di Boiano, le forze dell'ordine, e farle incontrare, farle dialogare, significa comunque riportare poi a noi amministratori, a noi che abbiamo la responsabilità, quello che succede nella comunità. Abbiamo rispetto all'anno scorso triplicato le entrate, quindi c'è tantissima solidarietà. Questo è un fatto bello, molto bello per la città. Bello, positivo senz'altro, bello aiutare chi non può. Tornando e chiudiamo su Franco di Rienzo, c'è qualche ricordo particolare, qualche regalo particolare che vi ha legato? Potrei raccontare degli episodi in Sicilia, degli episodi quando siamo stati in Canada, perché insomma era molto particolare, a me faceva ridere da morire, insomma aveva una risata che era, ti trascinava tantissimo. Poi ci sono, c'è qualcosa sì che mi lega a lui, che è il flauto, perché io ho lasciato la musica da qualche tempo, però sono stato anche io un mezzo musicista. E durante proprio l'inizio delle attività di questo gruppo che facevamo allora, Franco ruppe il flauto. Io prima di suonare il sax suonavo il flauto, io avevo un flauto mio personale. E Franco mi disse: Carlo, me lo devi prestare perché non so come fare. Insomma, allora era un motivo anche per guadagnare soldi sui concerti che facevamo, no? Parliamo del 93, 94, 95, lui si era appena diplomato, mi sembra, al conservatorio. E gli diedi il mio flauto e questo flauto l'ho utilizzato per 110 concerti. Lui poi me l'ha restituito, ho detto un giorno te lo darò, io stasera lo volevo dare alla figlia, perché Franco poco prima di lasciarsi ha avuto una bellissima bambina Giulia, e questo sarà, ecco, questo flauto mi lega a lui in particolare, e quindi mi legherà a sua volta anche alla mia cugina Giulia. Gennaro di Rienzo, sì, sacrestano qui alla cattedrale di Boiano. Oggi Don Rocco è dovuto andare via, ma c'è lei per noi. Questa bellissima cattedrale ha aperto le porte per il memorial di Franco di Rienzo. Certamente, certamente. Ed è per tutta la popolazione di Boiano una bella cosa, insomma, perché questi personaggi vanno sempre ricordati. Va fatto tutto quello che si può, insomma. Poi lui è stata una persona splendida e ci ha sempre, come dire, dato la sua arte nel campo della musica, ha fatto tanti concerti qui in cattedrale e anche altrove, quindi è il minimo che si possa fare per una persona di questo genere. L'ho conosciuto quando era parroco di questa chiesa, Don Angelo Spina, attualmente vescovo di Sulmona Valva, che si avvaleva della presenza di Franco di Rienzo per i concerti di grande spessore per quanto riguarda i concerti e anche animare la liturgia delle grandi solennità, insomma. E quindi diciamo che allora io ho avuto modo di conoscere bene il maestro Franco di Rienzo. E dall'antica cattedrale di Boiano è tutto, termina qui il nostro viaggio in Molise. Vi ricordiamo di seguire tutte le nostre puntate sui canali 11 e 12 di Telemolise, sul canale telematico Molise Mio 212. Siamo al canale 96 per chi ci segue dall'Abruzzo e al canale 749 per chi ci segue dal Lazio. Siamo anche sul nostro sito internet www.telemolise.com e sulla pagina Facebook dedicata proprio a Viaggio in Molise. Noi ci vediamo con il nostro prossimo viaggio.